È morto all'età di 83 anni nella sua Firenze il noto vignettista Sergio Staino, ex direttore dell'Unità. Staino era cresciuto in provincia di Siena, laureatosi in architettura, debuttò nel mondo dei fumetti con Bobo, il suo personaggio più famoso, nel 1978 sulla rivista Linus, diretta da Oreste Del Buono. Nel 1986 fondò e diventò direttore del programma satirico per Rai 3 Tango, successivamente sempre in Rai, creò Celito Lindo, un varietà satirico condotto da Claudio Bisio e Attina Cenci. Ma Staino ha stretto un forte legame con la Basilicata e nel dettaglio con il comune di Aliano, ente per il quale realizzò la striscia di fumetti Quando Jesus non si fermò a Eboli in occasione di Aliano, capitale europea della cultura per un giorno nel 2019. Un lavoro che racconta il nostro tempo per spingerci in maniera ironica a dubitare e riflettere sulla contemporaneità, una rivisitazione in chiave moderna del noto romanzo autobiografico di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli. L'opera in giro per l'Italia è poi stata presentata in più occasioni, a cominciare dal Mercato Centrale di Torino, nella mostra dedicata appunto a Levi, esperienza ripetuta al Mercato Centrale di Firenze lo scorso ottobre. Questa è la sua ultima intervista esclusiva a TRM in quell'occasione. Nell'ultima pagina del suo fumetto c'è l'incontro tra Carlo Levi e Jesus. Secondo lei, se si incontrassero oggi, cosa direbbe? Guarda, si troverebbero molto d'accordo su tutto. Io credo c'è un'attualità di pensiero nelle parole di Gesù e nelle parole di Levi che non vedo punti di scontro, anzi nel passato forse ce n'erano di più perché c'era più difficoltà a parlare, oggigiorno sarebbero due buoni compagni di una confraternita altruista.